Salve a tutte e tutti, qui ho ancora una volta il vostro Sant'Enciano. Ieri o l'altro ieri, non più dell'altro ieri, volevo fare un video, forse ieri, o era il pomeriggio dell'altro ieri, non mi ricordo, perché è successo che purtroppo è venuta a mancare Joe Cocker, che io pensavo che si era scelto un soprannome e mi chiedevo ma perché giusto Cocker? E non Fosteriere, Dalgo, Dalmata, queste cose qua. Invece no, pare, anzi è certo, l'ho visto su Wikipedia, che si chiamava proprio Cocker di cognome. È come se fosse morto Basset Town o Bulldog. E quindi il mondo della musica ha perso un Cocker. Vabbè, dicono che abbia ispirato Zucchero, Fornaciari, e speriamo che non venga a mancare anche lui se si fa prendere da troppa ispirazione. Poi che Zucchero, troppo Zucchero ti fa venire il diabete, adesso troppo Cocker non so che ti fa venire, però no, a parte questo, questi scherzi così per drammatizzare l'evento, e mi è piaciuta soprattutto la musica che ha cantato, in la canzone che ha cantato in 9 settimane e mezzo. In pratica ha cantato 2 mesi, 1 settimana e 1/4. Bel film, no? Cioè, perché l'hanno titolato il film 9 settimane e mezza e non 2 mesi, 1 settimana e 1/4? Comunque è stato un esito quella colonna sonora, e lo credo, qualsiasi colonna sonora avesse come sottofondo le tette e il culo di Kim Basinger e tutte le cose insinuanti che faceva nel film, avrebbe anche avuto successo fra Martino Campanaro o Marcellino Panevino come colonna sonora dei film di Moana Pozzi e di Cicciolina, tanto per capirci, no? E quindi anche se Joe Cocker avesse cantato Fra Martino Campanaro o Bimbo Balle Giù, qualsiasi cosa, avrebbe avuto un immenso successo. Se invece avesse preso come film per fare la colonna sonora qualche altro film, probabilmente no. Molte colonne sonore di film che non hanno avuto la stessa diffusione, forse per la trama, forse per Kim Basinger, che sostanzialmente la gente che vedeva i film di Kim Basinger era per vedere a Kim Basinger, e soprattutto in 9 settimane e mezza che ha sparato l'attrice all'esito, e anche Joe Cocker come musicista all'esito, evidentemente aveva della sostanza non solo narrativa ma anche espositiva che interessava la gente. Quindi, beh, questa morte ci prende di sorpresa, ma molti sapevano che il povero Joe Cocker era già malato. E quindi, che dire, un altro grande che se ne va, che non si potrà sostituire il vuoto di quel genio creativo. Adesso mi domando perché da tanti anni era assente nei media di tutto il mondo, che ne piangono adesso la scomparsa. Perché non trasmettevano qualcosa di suo? Boh. E poi ha ispirato intere generazioni, come anche Zucchero, Fornaciari in Italia. Adesso capisco perché Zucchero cantava come Cocker. Non sono mai riuscito a capire se Zucchero cantasse come un Cocker Spanish o qualche altra varietà di Cocker, però che cantasse come un Cocker io lo avrei dato per scontato comunque, anche senza sapere la razza di cane al quale si ispirasse proprio. Vabbè. Però
Non pensavo che Joe cantasse come un cocker, anche se purtroppo bisogna dire che è morto di tumore al polmone, proprio perché Joe Cocker era intimo amico di Joe Camel. Lo incontrava molte volte al giorno e se lo fumava fino al filtro. Anzi, forse prediligeva un Joe Camel senza filtro, di quelli proprio robusti, corti, ma pieni di nicotina, arsenico, catrame, piombo, fosfato di cloro, benzotene, idrocarburi, insomma, tutta la merda che ci mettono nelle sigarette. Fumava come un turco. Anzi, fumava come se Joe Cocker fosse nato in Turchia, fumava come un Joe Cocker turco. E purtroppo il cancro ammazza molti artisti e molte persone comuni perché si credono chic, si credono dei chicchettoni fumando. Poi si tirano su con la sigaretta, fino a che la sigaretta non li infossa, non li tira giù. E non bisogna abusare anche di altre sostanze. E forse abusava anche dell'alcol. Però è triste che per fumare una persona si estingua. Bisogna spegnere la sigaretta prima che la sigaretta si spegna. Anche se comunque è morto all'età di 70-71 anni e avrà sfumazzato durante tutta la sua vita. Comunque da 10 anni mi sembra che era malato grave, quindi non credo che continuasse a fumare. Ci sono persone che si ammalano agli 80, ai 90 anni. Anche se hanno smesso di fumare da prima per colpa dell'abito del fumo, e ci sono persone che non so, iniziano ai 18 e muoiono ai 25. Dipende, una roulette russa o una roulotte russa. No, perché sono meglio di solito le roulotte francesi e americane. Però non si gioca, si dorme solo e si mangia nelle roulotte. Perché le roulette del casino sono un'altra cosa, sono un casino. Casino. Vabbè, le mie digressioni. Però ecco, e purtroppo il mondo della musica è in lutto. Poi che cazzo significa questo? Il mondo della musica è in lutto. Casomai il mondo della musica è sempre stato in liuto. Però c'è un ambiente dove si radunano tutti i musici che stanno a fare il luto. No, vanno nella cappella ardente che anche quest'anno per Joe Cocker allestirà la Barilla, sempre ardente, e vanno a fare il lutto lì. Non è che tutto l'ambiente musicale, dov'è questo ambiente musicale? Nei media, nelle discografiche, ma non è che c'è proprio un luogo dove gli artisti di tutto il mondo si vadino a radunare. È una metafora, non c'è nessun ambiente musicale. Potranno sentire gli artisti il lutto, ma un ambiente musicale, un ente metafisico, iperuranico, nel quale si proietta l'idea di gremio o di categoria degli artisti musicali, ma non c'è un ambiente musicale fisicamente parlando, è una metafora. Quindi l'ambiente musicale sta in lutto e già si fa petizione di principio a una categoria di persone. E ha una professione, un'arte, quindi non sta in lutto nessun ambiente musicale. Nei media e nei luoghi appropriati, i musicisti e gli appassionati della musica esprimono il loro lutto. Perché se no non vai in un luogo che è l'ambiente musicale che ci stanno i musici. I conservatori, non so, la gente per la strada, Però a parte quello non c'è nessun ambiente musicale. I media a dire l'ambiente musicale in lutto. Dov'è questo ambiente musicale? Vabbè, le cose che mi vengono in mente pensando a questa povera persona che si è estinta, e mi dispiace. Anche perché oggigiorno morire a 70 anni è ancora morire giovane. Avrebbe potuto aspettare i 90, si sarebbe goduto di più la vita. Però certo, malato come già era da 10, probabilmente già la vita non se la godeva da tempo. Ci ha lasciato le sue opere, o ci sono rimaste le sue opere? Probabilmente sono rimaste agli eredi.
Lui magari minga che ci voleva lasciare qualcosa, voleva continuare con vita, a suonarsene, a guadagnare i diritti d'autore e a spenderli ultimamente per le cure. E invece no, se ne è dovuto andare, cioè metafora per dire che è crepato, e certo le opere sono rimaste, grazie alle discografiche, a internet e a tutti quelli che continuano a togliergli vantaggio e alla gente che continua a ascoltarle e a condividerle. Quindi anche questo, che un artista morendo ci lascia le sue opere. Le opere rimangono comunque, perché ci sono interessi perché rimangano, o perché la gente ne ha conservato possesso. Ma l'artista non lascia nulla. Quando crepi, crepi, al momento, tra, rimani secco, che lasci? A chi lasci qualcosa? A nessuno. A me se mi dicessero, il giorno che ti estingui, lasci i tuoi video. Ma anzitutto grattiamoci i maroni. E poi, ma chi se ne frega di lasciarvi i miei video? Preferisco rimanere con vita a lasciarvi qualcosa. Ma le sottili metafore, no? C'è molto vento. Non sto a Sorrento e non c'è sentimento. Vabbè, per gioco che il sentimento. Però spira tanto vento. Che poi sta facendo di stare a Sorrento, che il vento spira tanto sentimento. A me, che sono un po' linfatico, appena sono umidiccio, trasudato, sudaticcio, il vento non mi ispira sentimento, mi ispira raffreddore, esternuto, mi esce acqua dal naso, cola al naso. Dov'è questo il vento, sentimento, sorriento? È sempre un qualche cosa di musica, comunque, che sono. Beh, allora esprimo in questo video la mia solidarietà con Joe Cocker, con la sua memoria, non con la morte di Joe Cocker, perché esprimerei solidarietà per la parca, invece no, che solidarietà. Esprimo la mia solidarietà alla memoria di Joe Cocker, che non ho ascoltato molta della sua musica, che mi hanno martellato le orecchie con quel ritmo martellante. Ta 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 ta. Di 9 settimane e mezzo o di 2 mesi, una settimana e un quarto. Perché poi dare titoli così, 9 settimane e mezzo, 2 mesi, una settimana e un quarto, quarto di settimana, quante, 3 giorni e mezzo e mezza settimana, un giorno, 25, un quarto di settimana. Ma è pazzesco, ma che ci fai in un giorno e un quarto? Perché essere così cronometrici? Se l'avessero titolato 2 mesi, una settimana, un giorno e una mattinata, un quarto di giorno. Che cazzo ci fai in un quarto di giorno? Manco suona la sveglia, la disattivi, scendi dal letto. Non so, che succede in un quarto di giorno? Pensa se invece di mezzogiorno di fuoco era un quarto di giorno di fuoco. Stop. Come stop? Eh sì, non c'è neanche il tempo del duello, perché metti la mano alla pistola, c'è passato un quarto di giorno che si stavano sfidando, no? Manco si arrivano a sparare, finita la scena, finito il film. Invece mezzogiorno di fuoco si può, sono almeno dal dall'alba a mezzogiorno sono 7, 8, 9, 10, 11, sono 6 ore. In 6 ore in tempo reale, cioè avanza di cose da filmare in un film di 2 ore, no? Perché in tempo reale sarebbero 6 ore. Ma fare un quarto di giorno, quanto è un quarto di giorno? 12, 24, no, sono 6 ore. Devi rappresentare 6 ore, quindi sì, mezzogiorno di fuoco sarebbe un quarto di giorno. Vabbè, allora ecco che potevano rappresentare qualcosa. Che hanno rappresentato in un quarto di giorno nel contesto della pellicola? Tutti nudi di Kim Basinger e poi qualcosa magari di sesso soft, appena accennato. Per quello che la colonna sonora è stata sparata al successo. Perché la gente la guardava con questo martellamento ritmico che insinuava i movimenti. E allora l'ha associato subito alle tette fluttuanti, ai fianchi, voglio vedere. Se invece avesse fatto la stessa colonna sonora
You can leave, you have. Puoi lasciare il tuo paradiso, vieni nell'inferno. Per una serie di documentari sui criceti, e probabilmente nessuno se ne sarebbe ricordato della canzone. Vabbè, allora vi lascio. Ho fatto questo corto video appena per dire di questo fatto che sconvolge il mondo musicale. È morto Joe Cocker, che in pace riposi. Ci rivediamo in un prossimo video che farò parlando dell'attualità. Queste sono le considerazioni che mi sono venute a ruota sciolta. E non voglio filtrarle, fare un testo, niente, così non mi sento più di dire nulla. Quindi vi lascio. Ciao! Il vostro Santen Chan, e mi raccomando, seguite tutti i miei programmi, continuate a guardare tutti i miei video come avete fatto fino adesso, spero, e lasciate nella discussione del canale, quando avrete visto tutti i miei video, ho visto tutti i tuoi video che io guarderò. Vedo anche, fate un commentario in ogni Il video che tema, guardate, del così io presente poi video, vedrò tutti i vostri video. Ciao! Sarà la notizia della quale mi sono informato ieri o l'altro ieri. La scomparsa, la morte dell'artista, cantautore e musicista Joe Cocker, che è un qualche cosa che ha avuto un forte impatto mediatico perché era un musicista di successo e di carriera. Quindi vi invito a guardare il video che ho girato. Buon divertimento. Continuate a guardare tutti i miei video. Ciao, il vostro Santen Chan.